Bella, bella. Oh, raga, non voglio perdere la media, segniamo di nuovo. Voglio fare un gol a partita. E dipende dalle ore. L'estadio del Mendizorrosa fa da sfondo al match di oggi. Un saluto da Piero Gipardo e Stefano Nava, con cui commenterò il match di oggi. Prosegue la loro rincorsa. Vabbè, un po' niente, dai, dai, un po' niente. Sarebbe un grande traguardo. Secondo me sto box succede tra attaccante e centrocampo. Una sfida stellare, Stefano. Con una vittoria, oggi scriverebbero una pagina storica per questo club. Promozione già in cassaforte, i tre punti permetterebbero loro di conquistare aritmeticamente il titolo. Dai ragazzi, che ne voglio fare altri, eh. Una stagione combattuta con le unghie e con i denti. L'aveva indirizzata bene, ha alzato leggermente la mira, pallone sopra la traversa. Bel tentativo, Pin impreciso. Se lo lascia sfuggire verso il duello di fisico e di attenzione. Vai, mette lunga sul palo lontano. Sicuro l'intervento del portiere che blocca il pallone. Io ho fatto, raga. Prova a servire profondo il compagno. Attenzione, pericolo. Ferma tutto con un gran tackle. Fuori, ti sei scaricato? Rigore. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto del calcio di rigore per spezzare. Mi mancano 26 minuti. A pochi metri dall'azione ha potuto giudicare in maniera chiara l'intervento del giocatore. Ci siano dubbi. L'arbitro è stato clemente in questa occasione, poteva starci. Siamo una potenza, a me mancano 26 minuti. Un brutto fallo, poteva andargli anche peggio. Sì. Io rimango. C'è l'angolo battuto, palla in mezzo. Niente, Smalling in Roma. Rottura definitiva. Zielinski non gioca. Bravo a smarcarsi. Grande intervento, quasi come un gol. Riconquista Petra l'R2, Petra l'R2 però. Mancano 26 minuti. Domizzi. Però sai che dite? Mi sei 25 minuti. Attenzione perché è pericoloso. Mi vado a fare una sega, poi divento. Che cazzo. Ha capito in anticipo la traiettoria. Oh regà, vado a fare una sega. Che cazzo. Tra 25 minuti. Brutto passaggio, recupero facile. No, che sennò. Occhio al pallone filtrante. Senza problemi, qui la difesa. Cioè, 25 minuti. Comunque in la carriera la faccio con il Milan. Ho deciso. Davano. Recupera palla. Un anno di Europa League e poi la rivoluzione definitiva della squadra. Sorrentino. Perché? Sta giocando. Ma a sto punto non ci gioco io. Cioè faccio ultimate team a sto punto. Ha il pallone del possibile vantaggio. Respinge il difensore. Crossa nel mezzo. Miracolo sulla linea di porta. A spazio, prova. C'è mancato poco qui Stefano. L'aveva indirizzata bene, l'ha soltanto angolata un po' troppo. Il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Mi mancano 24 minuti. Vai a farti una sera, non ce la fai, dai. Passaggio spengo così, dai così, che tanto da 24 mi arrivano 10. Arrivo tra un po'. Occhio alla verticalizzazione. Dietro. È arrivato. Intervento fondamentale in area di rigore. Palla in palo laterale. Anch'io adesso Rocket. Potrebbe crossare. Bravo il difensore che ferma tutto. Facciamola. Palla interessante. Gli... No. Grande intervento. Devo fare un pericolo. Beater che ho piede caldo io.
Sì. Il tuo giocatore che lo controlla Ennio e lo ha messo CC. Maresca. Lo vede? Subito smentiti, sfuma l'azione. Buona fuck, qui la lettura del difensore. Pinturicchio, Pinturicchio, devo mettere attaccante. Arriva l'intervento dell'arbitro, punizione. Possono passare in vantaggio. Occasione. Mi ha cacciato. Si avvicina all'area. C'è l'errore, palla recuperata. Scusa. C'è spazio per ripartire. Ci vediamo bene. Palla riconquistata con un'ottima chiusura. Pallone ancora regalato agli avversari. Pallone troppo lungo e il portiere può arrivare. Tavano. Si butta in avanti. Ottimo tiki taka qui. Madonna che lag, raga, ma che cazzo è laggata tirato? Domizzi. Ma ha tirato una laggata, senti. Occhio verticale per il compagno. Occhio al cross. Occhio al tocco interessante. Lascia partire il tiro. Ha avuto il pallone per sbloccarla, ma l'ha sprecato malamente. Era più facile fare gol che sbagliare da quella posizione. Davvero un errore imperdonabile. Tavano. Riconquista palla con l'intervento giudicato regolare. Maresca. Opportunità per il cross. L'azione sfuma qui, palla sì, nuovamente agli avversari. Intercetta bene il passaggio e non era facile. C'è un minuto ancora da giocare. Pallone che viene intercettato. L'arbitro dice che può bastare. 0-0 alla fine. Spiegami un attimo tu come l'hai utilizzato il tuo, perché non lo riesco. Io non ho attacco palla, aspetto insegnamento di Petrazza e noi due facciamo. Non so io, ma sono stato facilitato. È molto bravo a fare la protezione lui. Infatti parecchie volte mi trovo davanti al portiere. Comincia la seconda frazione di gara. Intercetta il passaggio. Maragna metri. Occhio da lì, palla in rete, dai, che può portare un grande sorriso alla loro stagione. Sarebbero campioni. Esultano i giocatori e i tifosi. Effettivamente potrebbe essere una giornata storica per questo club. E quelli di giocatori di Elva vanno degno. Contrasto eccezionale. Ma la difesa spazza via il pallone. Modric. Palla colpita troppo forte, nessun problema per il portiere. Pallonetto, vi fate. Sorrentino. Domizzi. Buone qualità di palleggio quest'oggi. Regala qui il pallone. E ci sarà dunque calcio di punizione da posso provare? Ale, posso provare? Non ha dubbi l'arbitro, c'è la munizione. Sanzione giusta. Ma io non ho ancora provato una, cioè, capirai. Veramente brutto. Vedremo se proverà a calciare direttamente in porta. Punizione calciata fuori di nulla. La palla non dovevo. Ha preso il giro. Adesso ho capito come calciare. Di poco sul fondo. No, è cambiato il... Sai quando tiro? Non tiro come quel giro. Perfetto, oggi le passaggi. Occasione. Il difensore scusa, ragazzi. Questo tiro. Scusa. Palla recuperata. No, devo pure calciare, ragazzi. Solo ho sbagliato io
Fate tempo là. Ha spazio per tirare. Intercetta l'ennesimo tiro avversario. Calcio d'angolo a caccia del gol della sicurezza. Palla messa in mezzo. Che vai a saltare tu, Nanetto. Possono ripartire in contropiede. Poi un gol di testa oggi l'ho fatto, però. Si apre uno spazio, angolo. Attenzione. Potrebbe trovare il pari. Ci ha messo una pezza qui il portiere. Un corner da sfruttare a caccia del pareggio. Occhio al tocco in mezzo. Ha provato la girata di testa. Conclusione sul fondo, senza problemi per il portiere. Iniziate ad odiarli, iniziate ad odiarli. L'unico modo, iniziate ad odiarli. Palla in fallo laterale. Lecce bene la traiettoria qui. Pallone invitante. Si libera bene qui. Decisivo qui l'intervento del portiere. Ha letteralmente salvato la propria porta con questo intervento. Domizzi. Come? Maresca. No, non ho capito cosa ha detto. Occhio al suo movimento. Intervento ruvido ma efficace per recuperare il pallone. Occhio al contropiede. C'è spazio, occasione. E la mette dentro. Con questo gol aumentano ancora le possibilità di conquistare il titolo. Faccio davvero i complimenti al tecnico. Ha trasmesso a questo gruppo la sua mentalità vincente. Non si accontentano della sufficienza. Ma vogliono però laurearsi campioni a pieni voti. Vediamo cosa inventa ora. Fa sua la palla con un intervento duro ma regolare. C'è spazio per ripartire. Risolve problemi, grande intervento. Madonna. Azione che si fa interessante. Murato dal difensore. Allontana la minaccia. Domizzi. Maresca. Ecco il tiro. Centra in pieno il difensore. La squadra avversaria riconquista il pallone. Può riaprirla qui. Ribatte il difensore. Possibilità di contropiede, attenzione. Madonna. Occhio perché qui la difesa è un po' scoperta. Occhio da lì. E il pallone entra. Stanno dilagando, si vede che il titolo è davvero a portata di mano. Grande autostima, grande sicurezza per questa squadra. Hanno a disposizione più match point per laurearsi campioni. Difficile che possano sprecarli tutti. Brutta entrata, qui può arrivare un provvedimento disciplinare. Palla molto interessante. Bravo qui a smarcarsi. Madonna che placaggio. Guarda qua. No, scusa Ennio. Pallone regalato agli avversari. Avanza, palla al piede. Girato. C'era fallo ma si gioca per il vantaggio. Giusto non interrompere l'azione qui. Guadagna metri. Anto, fai fare gol. Ah, perché? Matteo, ti chiedo un aggiornamento sulle condizioni del giocatore infortunato. Ci sono delle novità? Pierre soffre per un dolore al ginocchio. Deve aver fatto un movimento innaturale che gli ha provocato una leggera distorsione. In ogni caso proverà a stare in campo. Ma è così, Matteo, se vuoi emergere altri particolari ovviamente chiedici pure la linea. Cerca l'appoggio al compagno. Tiro murato. Scarica vai. Tutto procede fin qui, secondo i piani, questi ultimi minuti sembra possano diventare addirittura una passerella per loro, hanno un margine di vantaggio importante, dietro. Si attende, non può fallire, attenzione! Ma... Si immola, il grande uscita, a valanga, coraggioso il portiere. Eh sì, se l'hai trovato addosso, prima di poter tirare. Lo so che il porcone è partito, Ennio, Ci sarà un minuto da recuperare, come indica il quarto uomo.
Quest'anno la bestemmia che mi prenderò, mi sa che. C'è il segnale di chiusura. Perché sotto porta vedo che ci vado più spesso, però me ne magno dei gol. Oh, abbiamo. Alzo la coppa, Ale. Divisione 6. Ma ci stanno solo 8 persone in divisione 6.